Domani entrerà in vigore l'obbligo di Green Pass per i lavoratori e il Viminale in allerta in vista dei possibili disagi nel trasporto merci, porti e mezzi pubblici. Tra i settori che preoccupano maggiormente le autorità, quello degli autotrasporti con cui entra nel paese il 90% delle merci in circolazione attraverso i mezzi guidati da circa 350.000 lavoratori. Siamo in dittatura, faremo comunque lo sciopero e vedremo chi vincerà, lo ha dichiarato il portavoce del coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste, Stefano Puzzer, annunciando che il blocco dell'attività previsto dal 15 al 20 ottobre verrà attuato nonostante l'iniziativa sia stata dichiarata illegittima. Uno spiraglio arriva dal direttivo, pronti a discutere in caso di slittamento del pass. Il presidente di Assologistica Confindustria, Ruggero, parla di tempesta perfetta e stima che da domani possa mancare il 30-40% del personale in un settore dove è già cronica la carenza. Per questo motivo chiede al governo almeno una proroga per l'entrata in vigore. La sensazione che si possano creare tensioni arriva anche dal presidente di Conftrasporti, Confcommercio, UGE, che si è detto contrario all'obbligo del certificato. La proposta al governo è di continuare a utilizzare le norme del protocollo di sicurezza siglato a inizio pandemia, quando non esistevano vaccini, ma il settore non si era mai fermato. Inoltre spiega, qualora il governo decidesse di chiudere un occhio sui vaccini stranieri, Conftrasporti non esclude rimostranze da parte degli italiani per quanto riguarda la disparità dei trattamenti.